Poi Marco, adesso parliamo di una questione che riguarda moltissimi di noi, che riguarda anche tanti studenti, alcune centinaia come sapete sono in DAD e allora proprio per evitare che gli studenti insomma siano più in DAD che in presenza si sta cercando di capire che cosa potrà avvenire sul fronte delle quarantene. Attualmente si sta studiando una formula perché le regole stabilite l'11 agosto scorso potrebbero in qualche modo essere riviste anche grazie alla campagna di vaccinazioni. Buongiorno alla nostra ospite Patrizia Laurenti, che è professoressa di igiene al Policlinico Gemelli di Roma. Ben ritrovata. Buongiorno. Davvero. Buongiorno a voi. Grazie. Allora, parlando di quarantene, poi vedremo che cosa si sta pensando per le aule scolastiche, però cerchiamo di insomma ricordare quali sono le regole attualmente vigenti. Allora, le regole attualmente vigenti, stabiliti con la circolare che lei ha citato, fanno, diciamo, la differenza riguardo i giorni di quarantena da rispettare tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato. E quindi ancora una volta vediamo come la vaccinazione sia dirimente anche rispetto, diciamo, alla sicurezza poi delle persone. Andiamo con ordine. Se entro in contatto con un positivo, abbiamo una grafica che possiamo commentare. Eccola qua. Entro esatto. In contatto con un positivo. Che allora, succede? Come vedete, se sono vaccinato, quindi ho completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, cioè il tempo necessario a raggiungere un elevato livello di protezione, 7 giorni di quarantena e con un test negativo alla fine di questo periodo posso essere riammesso in comunità. Se invece ho fatto una sola dose di vaccino o non ho proprio iniziato il percorso vaccinale, 10 giorni di quarantena e sempre un test negativo tra il 10° e il 14° prima di essere riammesso in comunità. Se non sono vaccinato? Le due, la seconda e la terza si equivalgono sostanzialmente, come vedete, no? Perché non aver completato il ciclo vaccinale equivale a non essere protetti, a non essere vaccinati. Se positivo a lungo termine, che significa? Esistono delle persone che pur, diciamo, guarite clinicamente, non hanno più sintomi, diciamo, no, della infezione, rimangono positive a livello del, diciamo, tampone antigenico o molecolare. Allora, queste persone possono comunque essere riammesse dopo 21 giorni in comunità, perché in ogni caso la carica virale si abbassa e il rischio di contagio praticamente... E non ho neanche bisogno del test negativo dopo quei 21 giorni. L'ultimo caso, se non ci si vuole sottoporre al test. Esatto, se non ci si vuole sottoporre al test, non si può, insomma non si fa, non prima di 14 giorni, nell'uno e nell'altro caso, prima di essere riammessi in comunità. Veniamo all'ipotesi che io abbia contratto il Covid, e però immagino ci siano delle diverse soluzioni a seconda del fatto che io sia vaccinata o meno. Perché, come ricordiamolo, la vaccinazione non impedisce comunque di prendere il virus. Allora, nei soggetti, diciamo, positivi al Covid, più o meno le soluzioni si equivalgono, come vedete, cioè la differenza la fanno i giorni in cui io devo stare in isolamento se positivo o in quarantena se contatto di caso positivo, 7 o 10 giorni. Quindi questi 3 giorni poi alla fine, no, fanno la differenza. Beh. Dunque la vaccinazione è anche uno strumento che diminuisce il tempo di isolamento o di quarantena. Parliamo, oltre ad avere tanti altri vantaggi. Certo. Parliamo delle scuole. Come ci dobbiamo muovere se si ammala un compagno di classe o un figlio vaccinato? Ecco. Ricordiamo che tra l'altro in DAD sono già andate un certo numero di classi, 41 a Firenze, 8 a Parma, 22 nel Foggiano, insomma 445 casi a Bologna. Ma che dobbiamo fare? Le regole sono sovrapponibili a quelle che abbiamo appena elencato. Sarà compito dell'autorità sanitaria, cioè la ASL sostanzialmente, che è la prima che viene coinvolta quando c'è un caso in una comunità, stabilire se ci sono dei contatti stretti, quindi ad alto rischio, o dei contatti a basso rischio. E quindi qui ovviamente ancora una volta le regole sono più o meno stringenti a seconda che si sia vaccinati o meno, ma i giorni sono più o meno gli stessi. Senta, professoressa, in America stanno sperimentando un nuovo modello per gli alunni che vengono a contatto con dei casi di positività. C'è questa formula che si chiama test to stay. Che cosa significa? Ce la spiega?
Sì, verosimilmente consiste nel sottoporre gli alunni a test periodici con una periodicità definita in funzione un po' dell'entità del rischio, quanti casi positivi, quanto tempo di contatto, con test diciamo più sostenibili anche per la persona, che sono i test salivari. Certamente a questo bisogna diciamo aggiungere auspicabilmente un elevato tasso di vaccinati nella classe e il rispetto di misure ambientali importanti, quali appunto la ventilazione. La mascherina a scuola va ancora tenuta, nonostante diciamo tentativi andare un po' oltre. È ancora troppo presto per prendere queste scelte, insomma. Allora, dobbiamo sempre ricordare ai genitori che hanno figli che vanno in quarantena che sono previste alcune agevolazioni sul lavoro. Anche qui abbiamo una grafica. Che cosa succede? Genitori con possibilità di smart working, quelli che possono fare lo smart working. Sì, se hanno figli di età inferiore ai 16 anni, sostanzialmente hanno la possibilità di alternarsi a casa in smart working fino al termine della quarantena. E questo mi sembra una misura importante, considerate le difficoltà che spesso le famiglie devono affrontare. Certo. Senta, professoressa, solo per chiarire a che cosa in questo momento il governo sta pensando, governo e CTS, rispetto ai casi di positività in classe. Questa mattina lo ritroviamo sui giornali, sostanzialmente è il modello dell'aereo. Sì. E in che cosa consiste? Il modello dell'aereo è proprio quello che identifica il contatto stretto ad alto rischio rispetto ad un contatto a basso rischio. Sì. Sostanzialmente in aereo o in treno viene considerato stretto un contatto che siede entro le due file in qualsiasi direzione rispetto al caso infetto. Quindi tecnicamente potrebbero andare in quarantena, se questo modello venisse approvato, chi è seduto... Chi davanti, chi di lato. Esatto, i due davanti, Aspetti, però, perché c'è un altro caso importante. Se i genitori non hanno la possibilità di smart working, e abbiamo anche qui la grafica, i genitori si alternano a casa fino al termine della quarantena con una indennità di retribuzione al 50%, se io non posso fare lo smart working. Figli tra 14 e 16 anni, i genitori si alternano a casa fino al termine della quarantena senza indennità. Certamente questa è un'opportunità che viene messa loro a disposizione, ma insomma i ragazzi tra i 14 e i 16 anni possono, penso, stare tranquilli. Beh, certo, a casa. Però è un'opportunità importante. L'ultima questione, la differenza brevemente tra isolamento, quarantena e sorveglianza attiva. Allora, la differenza sta nei destinatari delle misure, sono tutte misure di prevenzione di salute pubblica. Sostanzialmente l'isolamento riguarda il soggetto affetto, quindi si deve isolare nel contesto lavorativo, ma soprattutto nel contesto di vita, quindi a casa sua, per evitare di contagiare i suoi familiari e i suoi contatti. La quarantena è sostanzialmente una misura che riguarda invece i contatti dei casi affetti da infezione da SARS-CoV-2 e quindi deve rispettare un certo numero di giorni, se vogliamo una forma di isolamento anche questa, per essere certi che non abbia contratto l'infezione dal suo contatto stretto. La sorveglianza attiva è una forma di sorveglianza a cui per esempio vengono sottoposti gli operatori sanitari che non vanno in quarantena per intuibili motivi e quindi vengono chiamati periodicamente dall'autorità sanitaria ogni giorno per verificare il loro stato di salute e cogliere tempestivamente ogni segno di infezione e quindi intervenire per contenerne la diffusione. Grazie, professoressa. È stata molto utile e chiara, come sempre. Sempre chiarissima. Grazie, a presto. Grazie.